abbiamo visto la realtà, alle volte luminosa, alle volte un po' piuttosto scura, ma la vediamo sempre con occhi non di un scientista, non di un sociologo, ma con gli occhi di un pastore, con gli occhi di Gesù, che sempre guarda con compassione, con tenerezza tutte le famiglie. Abbiamo ascoltato dai cinque continenti che la realtà rassomiglia, perché adesso il mondo è come un villaggio, no? La globalizzazione fa che dappertutto ci siano i problemi, ma anche per noi ci sono tante, tante speranze e luci, perché i giovani sono ancora oggi, se ben irrequieti, coraggiosi, e hanno un'anima aperta per la bellezza, per diciamo ideali. Sì, la realtà è alle volte scoraggiante, perché come fragili che siamo, pensiamo che la storia non va avanti, ma nella fede invece troviamo molte ragioni per la speranza. L'altro ieri c'era la festa di San Giovanni XXIII, che sempre lui ricordava che la storia va avanti sotto la guida e la provvidenza di Dio, e questo deve darci sempre speranza. Anche Francesco, il Papa, ha detto: non lasciamo che ci rubi nessuno, ci tolga la gioia e la speranza. La realtà è difficile, dobbiamo vederla come è, ma sotto la luce del progetto di Dio. E perciò questa seconda settimana siamo a scoprire la bellezza di questo progetto originario del Creatore, che con la grazia che non ci manca si può ristorare anche nelle situazioni più difficili. Penso che la dottrina, il Magistero cattolico, sempre è attuale, è vigente, non perde la sua freschezza e il suo fascino, anche quando sappiamo avere una espressione adatta ai giovani. Siamo testi di quanto fa Papa Francesco, no? Che con una parola chiara, diretta, forte anche, richiama e attrae a tanti, no?